Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
contenti del risultato. La prestazione primo tempo è stata non bellissima, anzi diciamo che siamo stati anche messi sotto dal Mestre, che comunque una formazione abbastanza rimaneggiata è venuto qua, ha giocato anche bene e noi riuscivamo poco a tenere palla davanti, abbiamo fatto tanta fatica. Poi complice l'espulsione, secondo tempo i due cambi ci hanno dato un po' di più qualità e quindi siamo riusciti a fare meglio, ecco. Poi chiaramente gli episodi determinano una partita, l'espulsione ha determinato la nostra superiorità numerica e abbiamo provato a vincerla cambiando anche il modo di giocare, però siamo contenti. Campo sconnesso, tanta frenesia in campo, poca lucidità, argomenti che nei 45 minuti non hanno prodotto nessun tiro in porta. È vero, hai ragione, niente tiro in porta, il campo non faceva girare bene la palla, anche se a dire la verità il Mestre col suo modo di giocare, con molta personalità, anche dei giovani, ci ha messo in difficoltà, però siamo stati bravi e fortunati oggi, niente da dire. Primo tempo non bene, secondo tempo meglio, ma gli episodi hanno inciso sul risultato. Grande emotività nel palo di Gennaro, mi sembra, quel palo interno che quasi è sembrato un gol, almeno da rivedere, ma dovrebbe essere un gol. Sì, lì abbiamo preso, sì, vabbè, un palo, poteva stare gol, ma loro hanno preso una traversa clamorosa e dopo il palo dopo, ma io penso più la traversa che sia stata veramente clamorosa su un tiro di Casalotto. E quindi diciamo che quelle cose lì poi si parificano, ma dobbiamo capire che dobbiamo anche fare meglio nei primi tempi, non possiamo regalare i tempi. Ecco, comunque quel palo vi ha galvanizzato, abbiamo visto subito un Cartigliano diverso, molto propositivo. Sì, però eravamo anche in 11 contro 10, quindi alla fine questa roba qua ci ha dato anche un po' più fiducia, ma è chiaro che noi abbiamo l'obiettivo di fare più punti possibile, prima possibile. Oggi era il momento, visto che ci siamo trovati anche in vantaggio numerico e ce l'abbiamo fatta. Ecco, il direttore di gara Fantozzi, una curiosità statistica, è la seconda affermazione della formazione di casa, 5 pregi, 2 sconfitte nel suo percorso in Serie D. Come l'hai visto questo arbitro? Non ha influito sulla partita sicuramente. Ma è logico che se parlate con il Mestre ha influito, cioè è normale. Ma se devo dire, il metro di giudizio che ha avuto all'inizio è stato abbastanza uguale per tutti. Poi nell'occasione dell'espulsione, secondo me lì sono cambiate le cose, perché giustamente il Mestre ha recriminato, si è nervosito e da lì è nato un pochettino, la partita si è trasformata. E purtroppo in questo campionato gli episodi determinano l'andamento di una partita e noi siamo stati bravi ad approfittarne, ecco. Ecco, fortunati e bravi. Arrivavate a questa partita dopo un successo a Montebelluna 1-0, un po' ha rispecchiato quella vittoria ottenuta contro il Caldiero, che poi vi ha portato a pareggiare contro la Manzanese. Quindi contro le grosse squadre questo Cartigliano riesce a dare il meglio di sé. Ma noi dobbiamo cercare, ecco, se questo è il motivo, noi dobbiamo cercare di dare il meglio di noi contro tutte le squadre. Contro tutte, con consapevoli che abbiamo dei limiti, però consapevoli che possiamo anche rischiare di vincere qualche partita. Insomma, dobbiamo essere, ecco, consapevoli, questa mi sembra la parola più giusta, perché troviamo squadre forti, ma a cui possiamo anche rendere la vita difficile. Oggi il vostro play-out si palleggia dai 28 punti ai 19 della Feltrinelli, quindi avete creato una bella forbice di vantaggio. Ma non lo so, il campionato è lungo, ci sono tante squadre che devono recuperare partite, io non me la sento, a tutti quelli che mi fanno questa domanda rispondo che non me la sento di dire niente, perché il Delta deve recuperare tante partite e il campo d'Arso è uguale, quindi bisogna aspettare e fare più punti possibile prima possibile. Ecco, tanti pareggi in casa in avvio di stagione, poi questa sequenza di vittorie. C'è una crescita fondamentale di mentalità, ma soprattutto di amalgama di squadra, e quei giocatori che sono arrivati dalle categorie inferiori hanno preso coscienza dell'effettivo valore e della forza che serve per misurarsi in Serie D. Ah, se parliamo dei ragazzi che abbiamo preso dietro, sicuramente sì, è già un po' che stanno facendo bene, giocano sempre titolari, è logico che devono crescere, devono imparare ad affrontare avversari più esperti, più smaliziati, anche bravi, e quindi va bene così, il processo di crescita continua e non si deve mai fermare. Ecco, una giornata a voi favorevole, qual è stato il picco negativo e l'apice di questa stagione del tuo Cartigliano? Quali sono le due gare che ricordi maggiormente?
Picco negativo, diciamo che a Cosa non abbiamo fatto bene, a Bolzano abbiamo fatto male, abbiamo perso meritatamente. Picco positivo, diciamo che la vittoria di Montebelluna di domenica scorsa è stata positiva perché venivamo da due sconfitte fuori casa, anche non meritate secondo me, e siamo riusciti a portarla a casa, vuol dire che i ragazzi ci hanno creduto. Ecco, questa classifica, ora è una classifica molto importante, saranno i punti di casa da capitalizzare nei 90 minuti in questo percorso finale. Speriamo, speriamo di fare tanti punti in casa, perché poi dobbiamo migliorare fuori casa sicuramente, però in casa onestamente stiamo facendo bene, quindi tanti punti e ci riteniamo stretti. Ecco, a Cartigliano si parla poco di mercato, però l'entrata oggi di Burato ha dato un sollievo, ma soprattutto quella gran legnata che ha permesso alla squadra di indirizzare la partita. Buon esordio. Vabbè, sì, aveva già esordito domenica, qui in casa ha esordito per la prima volta oggi. Andrea è un giocatore che non dobbiamo scoprirlo oggi, è un giocatore bravo, esperto, con grande tecnica, con grande visione di gioco, e oggi sono contento che sia entrato con lo spirito giusto e ci abbia portato la vittoria. E oggi hai ritrovato anche Di Gennaro? Sì, è stato fuori per squalifica a Montebelluna, oggi è entrato, ha fatto bene, ha fatto quello che sa fare meglio, aiuta la squadra soprattutto. E poi qualche volta che va bene. Questi sono segnali che arrivano da tutti i settori del campo, quindi? Sì, siamo contenti. Dietro anche Budra ha confermato la buona prestazione di Montebelluna, che l'ha fatto con il gol. E quindi siamo contenti per i ragazzi.